dare un seguito a quanto di buono già realizzato all'inizio dell'anno, quando 10 detenute del carcere femminile di Trani vennero inserite in un progetto di riqualificazione sociale con l'obiettivo di aumentarne le capacità professionali e facilitarne il reinserimento nella società. È il traguardo che si pone di raggiungere la seconda edizione di Ripartiamo dalla Pasta, l'iniziativa voluta dal pastificio Granoro in collaborazione con la Scuola di Cucina Barise e la Factory del Gusto, pensata per regalare nuovi stimoli e obiettivi a 6 donne attualmente recluse nel carcere tranese e fornire loro potenziali sbocchi lavorativi attraverso lezioni teoriche e pratiche con cui sviluppare competenze in un settore in continua ascesa come quello culinario e in particolare quello pastario. Alla presentazione del progetto, questa mattina presso il penitenziario femminile di Piazza Plebiscito, c'erano oltre ai rappresentanti della Granura della Factory del Gusto, il sindaco di Trani Gigi Riserbato, Monsignor Giovan Battista Picchieri e numerose autorità intervenute dai comuni limitrofi. Questo tipo di corso, che permette l'acquisizione di competenze e abilità da spendere successivamente nel mondo del lavoro, è sicuramente ha dato dei risultati. Risultati che sono sia per al momento dell'uscita dal carcere e sia che si sono anche visti qui in questa realtà, perché hanno migliorato la preparazione dei pasti che somministrano alle altre detenute, perché la funzione di cuoco viene svolta dalle stesse detenute. Migliorare l'autostima di donne emarginate dalla società, fornendo loro gli strumenti utili ad un riscatto sociale. È questo il fine etico perseguito dagli organizzatori della seconda edizione di Ripartiamo dalla Pasta. La cosa infatti più carina che l'anno scorso ho sentito dire da loro era che le loro settimane venivano scandite da questo appuntamento, che per loro era diventato un po' come la meta da raggiungere in delle giornate sempre tutte uguali. E quindi secondo me dare così una piccola luce a chi è ancora nel buio è un dovere prima di tutto etico. Ecco, questo è il motivo per cui abbiamo proseguito questo progetto e mi auguro di avere la forza, la disponibilità e il tempo per poterlo proseguire ancora. Devo dire che ho trovato un riscontro molto importante, anche quelle ragazze che hanno partecipato alla prima edizione, adesso le ho trovate con molto entusiasmo per fare questo corso. È chiaro che è nostra intenzione, sarebbe nostra intenzione aprire questo progetto a tutte altre realtà sul nostro territorio, affinché possiamo portare un segno di speranza a tutte quelle persone che si trovano in questa situazione.